Onorevole Rospi, popolo protagonista, l'azione Oltre Tevere da tempo è focalizzata su fede e ragione. Popolo protagonista si è in qualche maniera impegnato su una declinazione di questa prospettiva, dove alla ragione abbina la tecnica. È, credo, un leitmotiv che da qualche settimana a questa parte vediamo anche trasparire dall'azione incisiva del presidente Draghi. Quali prospettive su questa dicotomia ragione e tecnica? Sicuramente la sola tecnica non funziona, c'è bisogno di tecnica, ragione e politica. Alcuni amici mi dicono sempre che io sono un politecnico perché ragiono dal punto di vista tecnico, però ho anche una visione politica. È questo che secondo me dovrebbe fare la politica, avere quella visione senza trascurare la tecnica, perché la tecnica, l'abbiamo vista anche in questa pandemia, è quella che dà delle risposte. Però oltre alla risposta tecnica poi c'è la visione politica, perché bisogna capire con quella risposta dove voglio arrivare, e qui interviene la politica. Draghi è la sintesi di tutto ciò. Abbiamo visto che per fare politica non c'è bisogno del grande fratello, quindi del like sui social, ma c'è bisogno di concretezza, bisogna ritornare, appunto come Draghi lo ha dimostrato, tornare a fare politica dando risposte ai cittadini, quindi tornare a comunicare solo quando si hanno delle risposte da dare ai cittadini. Questa sorta di rivalutazione del tecnico che sta emergendo grazie alla figura discreta e all'azione discreta ma incisiva del presidente Draghi, in qualche maniera lo proietta verso traguardi o postazioni più ambiziose? Ma già abbiamo visto nel G20 che è appena concluso, e lo stiamo vedendo nella COP26, che il ruolo del presidente Draghi è quello forse che va a sostituire il ruolo che aveva la Merkel fino a qualche anno fa. Abbiamo finalmente un presidente che ha che è validamente riconosciuto a livello europeo, e perché no, possiamo ambire ad essere quello che lo è stato anche De Gasperi, la nazione fondamentale nella costruzione di una nuova Europa. Un'ultima battuta, però a questo prendo... Lei ha appena pubblicato Popolo Protagonista, che credo sia il suo primo libro, e comunque questo... sorta di lavoro programma in funzione di quello che abbiamo appena detto nei confronti del futuro del presidente Draghi, apre prospettive su un modo nuovo o diverso di immaginare il futuro del paese. Ma io ho scritto questo libro perché secondo me l'Italia può cambiare se il popolo ritorna protagonista. Per tanti anni il popolo non è stato protagonista della politica italiana, soprattutto le migliori energie che avevamo erano in disparte. Secondo me noi ora dobbiamo far ritornare le migliori energie e i migliori professionisti che abbiamo nella società civile in politica. Solo così possiamo cambiare, diciamo, questo paese. E naturalmente in tutto ciò l'Europa è fondamentale, perché da soli non andiamo da nessuna parte, l'abbiamo visto anche con questa pandemia, e per costruire, diciamo, una nuova classe politica c'è bisogno anche di costruire una nuova Europa. E io penso a un'Europa, per esempio, che è più solidale tra le varie nazioni, penso a un esercito unico europeo, penso a una unica politica estera europea, e perché no arrivare anche a un'unica politica fiscale europea e anche un welfare unico europeo, quindi a delle pensioni uniche a livello europeo. Buon lavoro. Grazie.